A seguito della richiesta di varie organizzazioni di volontariato a poter accedere al campo macete di Poggio Reale al fine di poter addestrare le proprie unità cinofile, e grazie anche all'interessamento del direttore ingegner Cocina, siamo riusciti a dialogare con la direzione regionale di Vigili del Fuoco e con i responsabili della cinofilia, che sono subito messi a nostra disposizione al fine di programmare delle attività congiunte in modo tale da poter permettere a rotazione l'accesso delle nostre unità cinofile nel campo macete di Poggio Reale, unità sia brevettate che in corso di formazione. Vigili del Fuoco sui luoghi, oltre a seguire le nostre fasi di addestramento in modo che nessuno anche si facesse male, hanno elargito consigli utili per la crescita delle nostre unità cinofile. Inoltre, il Comune di Poggio Reale ha anche messo a disposizione la struttura del PIA per dare ai volontari un posto dove poter dormire. Diciamo che con questi 2 giorni trascorsi di addestramento presso il sito di Poggio Reale, mettiamo una tassella importante per quanto concerne l'addestramento delle unità cinofile da soccorso per recupero sotto macerie. Tutto questo sempre grazie all'impegno costante del nostro direttore, ingegner Cocina, che è sempre attento a questo aspetto importantissimo che riguarda il mondo delle unità cinofile da soccorso. L'addestramento in siti come appunto Poggio Reale è importantissimo in quanto è uno dei pochissimi siti che abbiamo a disposizione in Sicilia. In questi 2 giorni trascorsi a Poggio Reale tutto è andato bene, abbiamo avuto modo di poter testare le nostre unità cinofile nella ricerca su macerie e possiamo dire di essere soddisfatti di questa nuova collaborazione.